Buonasera a tutti e bentornati qui a Bisceglie. Accanto a me Pino Aprile, uno dei giornalisti che più ha saputo raccontare il Sud e le sue storie. Dopo aver dedicato una vita intera al giornalismo di ogni tipo, il suo libro Terroni è stato un best seller con centinaia di migliaia di copie vendute. Oggi Pino ha deciso di regalarci il suo pensiero sul motivo per cui tutti noi siamo qui a Bisceglie. Prego Pino. Grazie, buonasera. Hai mangiato? È la prima cosa che si chiede al forestiero, all'ospite in questa regione, con il quale si deve condividere il cibo e al quale si deve donare qualcosa, una bottiglia di olio, di vino, della frutta, dei taralli, perché non vada via a mani vuote. È il rito mediterraneo dell'accoglienza che in Puglia è divenuto strumento di civiltà e della costruzione di una storia e di un'identità plurale che è somma di tutte le genti che sono arrivate qui in millenni e si sono fuse mettendo insieme i suoni, le ricette, la disposizione all'incontro, perché anche quando si presentarono con le armi capirono che deporle era meglio e che i popoli si fanno a tavola e a letto. E questa abitudine all'incontro si vede qui oggi e si è visto quel giorno, nei giorni del dolore, in cui quei nostri corregionali morirono in modo orribile su treni nuovi, ma un binario unico di un altro secolo. Quello che colpì tutti fu la dignità con cui i familiari delle vittime condivisero la loro tragedia e la sollecitudine con cui tanti accorsero per aiutare, sostenere, donare il sangue, testimoniare, partecipando anche solo con la presenza e il silenzio. Il valore più grande di questa regione è l'assenza di confini e ritenere gente nostra, chiunque vi si affacci. Una ventina di anni fa la Puglia fu candidata al Nobel per la pace, per l'umanità con cui gli abitanti di Castro e per anni altri prima di loro accolsero i profughi dal mare che bussavano alle porte delle case di notte presentandosi malissimo e parlando lingue strane. Hai mangiato? E a quei poveracci offrirono pane, vestiti, soldi, un po' di riposo e una mano tesa. Certo, il sole, il mare, il cibo, la Puglia, ma quello che attira la gente qui e la fa restare è quell'inclinazione ad essere bene accolti, un'abitudine antica come i nostri ulivi. Questo incontro oggi qui ha un senso soltanto se significa nessuno è lasciato solo, possiamo farci rispettare come meritiamo, non cedere, costruire cose buone per una comunità sana, solida e un futuro meno aspro per i nostri giovani. Possiamo farcela e lo stiamo già facendo. Gli ulivi sono il nostro segnale, durano millenni se la loro cura è passata di padre in figlio e di generazione in generazione. È un compito che dura da millenni. Il dolore che ci fa incontrare qui stasera dopo le lacrime e gli abbracci avrà valore solo se continueremo ad agire come chi fece il suo dovere quel giorno e la fila per donare il sangue. Grazie a tutti per quella lezione. A nessuno sarà consentito sprecarla e se siamo qui è perché l'abbiamo capito. Ciao. Grazie. Un applauso per Pino Aprile. Grazie mille Pino per la tua lettura, per il tuo pensiero. Ci siamo, ci siamo. Vi ricordo il numero però velocemente, vi ricordo il numero che vi dà la possibilità di fare la vostra promessa di donazione e di ricevere proprio le informazioni precise su come
poter poi fare la vostra offerta, la vostra donazione. Il numero è 3333, l'abbiamo detto così, 33 99 411 02, 33 99 411 02. Ok? Andiamo avanti? Anche ci siamo in questa serata speciale qui a Bisceglie. Ermal Meta. Ciao. Questo vecchio cortile che ha un cancello sbiadito, una scritta sul muro che mi ricorda qualcosa, una strada che porta alla mia vecchia scuola, una moto che passa come un pensiero di fretta. Se fossi ancora qui con me, ti farei vedere io che la lezione d'amore che mi ha insegnato l'ho imparata bene. Sempre sarai nella tasca destra in alto, in un passo stanco dentro un salto in alto che mette i brividi. Sempre sarai in un sorriso inaspettato o in un appuntamento con il mio destino. Una stanza che sembra avere troppi ricordi su un orizzonte di carta, rivedo i giorni in cui c'eri. Ah, se fossi ancora qui con me, ti farei vedere io che la lezione d'amore che mi ha insegnato io l'ho imparata bene. Sempre sarai la tasca a destra in alto, in un passo stanco dentro un salto in alto che mette i brividi. Per sempre sarai in un sorriso inaspettato o in un appuntamento con il mio destino che non vedo in faccia mai, che non ho visto mai. Sempre sarai l'eccezione di un difetto, un respiro lento che scandisce il tempo che nessuno ferma mai. Per sempre con me sarai nella tasca destra in alto, ascolterai ridendo ogni mio segreto che nessuno a parte te, a parte voi, ha visto mai, ha visto mai. Grazie. Adesso vi voglio suonare una canzone, una canzone chitarra e voce di un grandissimo cantautore italiano, e io questa canzone la vorrei dedicare a non soltanto a tutti quelli che sono volati via quel maledetto giorno, ma a tutti noi che siamo qui. Il sangue ha un sapore dolciastro, ma una proprietà che quando tocca la terra la rende amara. E questa cosa Domenico Modugno l'aveva capito tanti anni fa e ha scritto "Amara terra mia". Io vorrei, non vi chiederò di applaudire né tanto meno di urlare o di cantare, semplicemente di ascoltare tutti insieme in silenzio, e non soltanto la musica, ma ascoltare qualcosa di più profondo che va al di là, perché la musica è questo, è un ponte che ci mette in collegamento con qualcosa di infinito.
sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno a senza speranza. Grazie, grazie a tutti. Grazie Elman, grazie. Grazie a voi. Allora Elman, anche per te questa terra è diventata una casa. Assolutamente sì, io non sono nato qui, sono nato dall'altra parte del mare, in Albania. Che è una terra meravigliosa, tra bellissimo, l'altro. Sì, bellissimo. E qual è il significato del tuo nome? Vento di montagna, sì, Elman vuol dire questo. Che cosa, se dovessi esprimere con una, con un aggettivo quello che ti ha regalato questa nostra meravigliosa regione, come la definiresti? Questa regione mi ha insegnato una cosa molto importante. Mi ha insegnato una cosa che non viene facile, che è ascoltare. Perché soltanto ascoltando veramente si possono capire le cose. E, c'è differenza fra sentire ed ascoltare, secondo me. E io auguro a tutti quelli che sono qui questa sera di imparare a capire questa differenza, perché ascoltando veramente si arriva al cuore delle cose. Per me la Puglia non ha quella forma allungata che vedevo qua dietro, ma è a forma di cuore. Grazie Anna, davvero, veramente hai regalato un bellissimo ponte, che è la parola che tu hai usato prima, tra la tua sensibilità, grazie, che vedo essere molto grande, e questo amore che è quello del pubblico. Grazie. Grazie, grazie a tutti, ciao, ciao. E allora, ascoltatemi molto bene, perché
Questa sera noi siamo partiti dal Salento, giusto? Poi abbiamo fatto il giro di tutta la Puglia. Adesso io voglio ritornare da dove siamo partiti. Perché? Perché vogliamo chiudere in bellezza questa sera Battiti Live con Emma Marrone! Buonasera a tutti! Sapete qual è la cosa più bella di questa terra? Sapete qual è? Profuma di dignità! Questa è la bellezza. Noi profumiamo di dignità anche nel dolore. Questa è la mia terra. Grazie. Grazie a tutti, per me è veramente un onore essere qui, perché mi sono veramente stancata di sentire che il Salento sono solo friselle, l'estate, gli ombrelloni, il mare. Noi siamo molto di più, molto molto di più, solo che si dimenticano di noi, forse perché siamo troppo in basso, poverini. Esistiamo anche noi,
Qui i giovani vogliono lavorare. Mandateci le strutture per farlo. Mandatecele però, perché non è vero che quei giovani non vogliono fare niente e che non c'hanno modo di fare niente. È chiaro? E come dicono le sound system, io non mi scerro delle radici cadegno. Io non mi scerro. Io sono tutta Roma come a bui. Però Ducato mi andavao. Perché qua non c'è niente, perché non ci danno niente. È chiaro? Grazie per essere qui stasera, perché per l'ennesima volta abbiamo dimostrato quanto siamo grandi rispetto agli altri. Grazie Puglia! Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi neri, per buttarci dentro quello che vedi, eppure l'amore che non cedi. Servirebbe avere gli occhi profondi per imprigionare la tua essenza, non lasciarla mai venire fuori perché non diventi dipendenza. È più bella questa città quando sale la luna, mentre dormono tutti già, tutti tranne me, tutti tranne me. La pelle sembra una carezza veloce, io vorrei avere gli occhi profondi e larghi che ci si perde il mondo, per avere la certezza che presto o tardi succeda per davvero. È più bella questa città quando sale la luna, mentre dormono tutti già, tutti tranne me. Io mi scordo di dimenticarti. Visto odiare l'amore, fare la guerra alle stelle, sognare senza pudore, finalmente poi dormire. Io ti ho coperto le spalle, scoprendo tutto il mio cuore, ma un sogno non si può rifare. E non sprofondi mai, no, la Puglia non sprofonderà mai, non sprofondi mai. Grazie casa, grazie, grazie a tutti. Questa è l'ultima, però per chi ne volesse ancora, lo sapete, io sono a Bari e vi aspetto tutti. Due date a casa mia, perché io vivo in giro, ma alla fine il cuore è sempre a casa, sempre. Tu di me e questo tempo, io di te
ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere, io di te e il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi, tu di me non riesci a fare a meno e non ne parli. Io di te mi sono innamorata che era aprile, tu di me hai notato qualche cosa che era già Natale. Io di te conosco appena le tue convinzioni, tu di me non sai che ti ritrovo in tutte le canzoni. Io di te vorrei sapere in cosa sai mentire, tu di me non avrai mai segreti da scoprire. Me a queste spalle, io di te ho la tua schiena, io di te a monti di città che non ci vedono, tu di me conservi quegli orari che non servono, tu di me le passeggiate lunghe che sanno d'estate, io di te una foto da bambino, tu non sei tuo padre, tu di me un biglietto per il treno, le mie coordinate, io di te proteggo i sogni veri e se vuoi rimanere. Grandissima esibizione. Grazie. Grazie a te, Emma. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie, Emma. Grazie a tutti. Che bel messaggio, io di te non ho paura. Esattamente. Sì, perché noi non abbiamo paura di nessuno, non abbiamo forse bisogno di nessuno, se non di un po' di attenzione. Infatti. Sì. L'attenzione è molto importante. Grazie, grazie mille ad Emma. Aspetta, grazie, scusa, anche... non puoi interrompere sì. Questo momento artistico. Amami. È finita. Come la terra, la pioggia d'estate. Amami. Come se fossi la luce di un faro e il mare. Del male, ma adesso dopo di noi c'è solo il vento e porta via l'amore. Wow, che spettacolo! Grazie, Emma. Non ho mai provato niente del grazie genere. Grazie, Emma. E grazie anche a, ai nostri sponsor che hanno contribuito con delle proprie donazioni, a tutti coloro che stasera e nelle prossime settimane daranno il proprio contributo. È stata una serata molto particolare in cui abbiamo scoperto cosa vuol dire davvero consapevolezza. Siamo consapevoli e siamo liberi.
ma soprattutto non abbiamo avuto paura e non ci siamo scoraggiati. Non abbiamo smesso di esserci e non abbiamo cominciato a discutere. Abbiamo lasciato che lo facessero gli altri. Noi sappiamo rialzare solo le maniche, a quel punto sappiamo essere chi siamo, senza vergogna, ma con tutto quel pudore che ci ha insegnato la terra su cui abbiamo imparato a camminare, una terra che non abbiamo mai calpestato. E sapete cosa vi dico? Che noi siamo quello che siamo perché non abbiamo paura di guardare avanti, perché abbiamo imparato a ricordare e a non dimenticare. Ma questo non significa però che non sappiamo perdonare. Noi siamo quello che siamo, non per quello che possediamo, ma perché le nostre origini ci hanno insegnato a regalarlo, a condividerlo e ad accogliere gli altri nella nostra terra. Noi siamo quello che siamo perché abbiamo un solo modo, conosciamo un solo modo per essere forti in quello che siamo, e cioè insieme! Battiti Live 2016 finisce qui, grazie. Grazie a tutti! Ciao a tutti, buonanotte! Ciao a tutti! Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Hold on. Feel like letting go. Battiti Live è stato presentato da... Segui il richiamo della notte, Peroni forte, la notte ha un altro gusto. Peroni chill lemon, l'onda di birra e limone. Ricola! Ricola, caramelle svizzere alle 13 erbe. Non mordere, lo stecco con copertura cremosa, che non vuole regole, da San Montana. Vai oltre il risparmio, linea carta casa Wow, l'anticrisi sconvolgente.